Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvolo. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. E ora si fa sul serio. Si parte. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Dico Callejon, un giocatore scaltro, tecnico, un'ala di grande talento in grado di mettere la sua velocità al servizio tanto del... Lorenzo Insigne! Un gol pazzesco, pazzesco! Lorenzo Insigne è stato molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Rossettini, Rispoli, prova la fondo sulla destra. Gli salta come Birilli. Cuccioni. Non riesce a mantenere il possesso. Mario Rui. Zielinski, Milik, Allan, bella palla, devi approfittarne, non può sbagliare. La gioca a sinistra, la mette al centro, incornata, ha segnato. Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. Il Napoli ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tocco morbido. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. E ora deve concludere. Allan, di forza. Buona la sua progressione palla al piede. Scatta verso il pallone. Se ne va. C'è spazio per calciare. Libera al momento giusto. Milik. Mario Rui riceve in posizione interessante. La mette in mezzo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Yeah.
Palla alla Padula. Callejon. Di Lorenzo. Callejon. Cerca l'uomo là davanti. Cambia gioco. Rispoli. Lucioni. Rossettini. Imbulà. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima la pressione difensiva. Riceve in occhio al tiro. Zielinski, oggi autore di un assist. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci prova. E Meret chiude la porta. Allan. Zielinski. Mario Rui sul pallone. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Preferisce il retropassaggio. Pigliola. Il Napoli ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Imbulà. Prova Callejon, eccolo qui. La mette in avanti. Insigne. Milik. Lancia il compagno nello spazio. Prova la giocata di Fino. Zielinski. Mario Rui raccoglie un passaggio dalle retrovie. Milik. Ed ecco il cross. Buona deviazione del portiere. Spazza il più lontano possibile. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Lucioni. Gioca con un pallone lungo, prova la giocata di misura, tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Imbulà. Milik, autore di una rete in questa partita. Lucioni. La gioca in profondità. Pigliola. C'è un tackle duro e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Prova la conclusione. Libera tempestivamente. Rispoli. Pigliola. Milik. C'è Lorenzo Insigne. Scatta verso il pallone. Milik. Può andare alla conclusione.
Allan. Mario Rui riceve in posizione interessante. Ecco un pallone in avanti. Qui può partire il contropiede. Ottimo pallone in profondità. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. E passa! Rispoli, recupera un pallone importante. Imbula. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cionopol prova a tirare. E insaccano. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. De Jola tenta la fondo sulla destra. Va via in profondità. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. C'è la palla lunga in avanti. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Insigne. Mertens. Ecco un'occasione per Allan. Cerca lo spunto. Cagliacon. Il pallone dentro. Due gol in più. È partita saldamente nelle loro mani. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Rossettini. Lungo passaggio in avanti. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Non c'era spazio. Colpisce il pallone. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Grande prova di forza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cross deviato dal difensore, corner. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative... Ecco la respinta del portiere. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Va in scivolata. Pallone lungo, in verticale. De Jola. Palla filtrante per la Padula. La Padula con il fallo. E il tocco è verso il portiere. Si libera la grande.
Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Mertens. Ottima giocata. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. E non va troppo per il sottile. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Prova a verticalizzare. Colpisce! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Mario Rui. Cambio di fronte. Ed ecco il fischio finale. Tutti sotto la doccia. Il Napoli riesce a strappare la vittoria in una partita combattutissima. Alcuni diranno che il pareggio forse sarebbe stato più giusto, ma questo è il calcio.